come promesso vi farò vedere il camper dall'interno, quindi ne siamo ovviamente dall'ingresso nella porta principale. La porta principale è a pannello unico, non ha la finestrella come avevo su Brontolo 1. Questa cosa può essere vista in maniera positiva, io la vedo in maniera negativa, perché comunque è uno blow in meno, è un punto luce in meno, è una finestra verso l'esterno che comunque a me piaceva lo blow sulla finestra. Vabbè, qui credo che non sia originale, ma c'è stato messo un passamano per salire, per facilitare la salita. Iniziamo il tour di Brontolo 2.0. Per prima cosa, sopra alla porta c'è stata applicata questa zanzariera che io poi sistemerò come si deve, perché qui è stata applicata proprio ad cazzum de canum latinum. E quindi abbiamo una centralina con l'orologio, la temperatura, la percentuale di umidità esterna che in questo momento è 62%, temperatura interna 17 gradi e 1, temperatura esterna 15 gradi e 9. Quindi questo è, aspettate un attimo, però non vedo bene, ecco qua, perfetto. La sonda è ovviamente esterna, qui c'è una presa di corrente con una doppia presa, perché all'interno qua dentro, non so se riuscite a vederlo, no, vabbè, devo smontare questa vite per farvelo vedere, perché è messo qua dentro, c'è un inverter. Io ora non so se questo inverter sia onda pura o onda quadra modificata, ma lo scopriremo presto. Quadro del pannello, accendiamo il quadro. E questo è il livello dell'acqua, il livello dell'acqua che adesso ovviamente è staccato con l'interruttore della pompa. Le luci interne al camper in questo momento ne abbiamo accesa soltanto una, perché non ci interessa, ma le accendiamo tutte. La presa a 12 volt la accendiamo e la chiudiamo, che è questa qui, ma abbiamo già un'uscita a 12 volt con l'antenna, con la staffa, perché c'è la predisposizione per la televisione. I quattro fusibili qua, i quattro fusibili di là per luci di primo livello, luci di secondo livello, riscaldamento e pompa. Questi sono i fusibili per la cappa, per l'aux, che non so cosa sia l'aux, a cosa sia riferito l'aux, il frigorifero e la presa a 12 volt. Questo c'è un salvavita con un salvavita generale. Questo è l'ampere in carica e questo è il consumo. Ok, andiamo oltre. Apriamo il tendalino. Scusate il casino che c'è, ma non è, stiamo ancora lavorandoci. E questa è la mansarda, molto 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 ampia, spaziosa e alta, direi molto molto alta. Abbiamo piccolo blò con oscuratore e zanzariera, secondo blò, oscuratore e zanzariera. Questo tavolo grande è della dinette posteriore, che prima era la base del letto matrimoniale fisso che avevano messo loro. Come vi ho detto già nell'altro video, io ho tolto questo tavolo ricreando la dinette, perché io la voglio utilizzare come dinette e solo all'occorrenza come letto, quindi non voglio il letto che sia fisso là dietro. Perché l'ho tolto? Perché qui, intanto vi faccio vedere la scaffalatura. Qui c'è un altro inverter, però non so, che questo è proprio sicuramente cinese. Quindi questa è la scaffalatura con i portabottiglie e tutto quanto, portabicchieri, che dovrebbe essere originale, uscita così, perché l'ho visto su altri camper sempre datati. Ogni cassetto ha un basamento di gomma antiscivolo per bloccare le cose. Allora, primo blò, prima plafoniera a LED, seconda plafoniera a LED, terza plafoniera. Adesso noi le accendiamo tutte. Le accendiamo, qui questa non è a LED, è a lampadina normale, va bene. Mi dicevo, ho tolto questo qua, lasciando la dinette, quella in coda, perché qui i due sedili che fanno così, che sono sedili da guida o letto, erano in posizione sedili. Io abbassandoli non ho creato un letto per dormirci, più che altro un divano fronte cucina, perché questo divano, togliendo il tavolino che è qui e spostandolo in dinette, che è il tavolino più piccolo, richiudibile, ho potuto creare un divano, ma non mi piace molto, quindi rimetterò il tavolo piccolo qui. Questi li creerò di nuovo a sedile,
oppure potrei lasciarli anche così, ma non ha senso. Questi sono due cuscini azzurri, perché questi arancioni sono stati rifatti, inizialmente erano azzurri, questi sono i cuscini della dinette. Qui abbiamo i mobili in legno pieno, non sono quelli di... Vabbè, qua ci stanno un po' di cose, zucchero di canna, caffè, sale, quello che sia, un termos per le bottiglie, un altro mobilicchio portaoggetti, sopra un portaoggetti a parete, le tende e la finestra grande, questa si sa è un classico per tutti. Cucina, abbiamo il mobile della cucina, K, perfettamente funzionante, luce, ovviamente lavandino come potrebbe essere altrimenti, e udite udite, abbiamo un bel 3 fuochi, non 2 ma ben 3 fuochi, la cucina tutta rivestita, finta mattonella, zanzariera e oscurante sull'oblò, i 3 fuochi, il tiretto, 2 tiretti, cioè sono 2 tiretti in cui metterci le cose della cucina, ovviamente la canalizzazione dell'aria calda dappertutto, perché qui c'è anche il turbo vent, qui c'è una griglia del barbecue, è il casino ragazzi, dovete perdonarlo, ma è il casino. Allora, questo è il frigorifero grande con congelatore, a cui si è rotta un pochettino la chiusura qua, ma poi la devo rifare. Frigorifero abbastanza grande, funzionante, perché l'ho trovato che era già acceso, era completamente ghiaccio. Questa è la turbovent, cioè la mandata dell'aria calda forzata in giro per tutte le boccole del camper. C'è un primo mobile grande col portastampelle, con la luce esterna, questa qui che accende la luce che sta sotto la tendalina. Qua c'è un sacco di roba che poi vediamo a che serve, ancora non ho ispezionato tutto. Secondo armadio con delle scatole di queste di cartone, molto comode per mettere le cose, ovviamente sempre il porta stampelle e la canalizzazione dell'aria calda, molto profondo, molto alto. E sotto abbiamo la truma, che fortunatamente è nera e non è di quel marrone color diarrea di mucca che io odio. Ah, mamma mia che fatica. Questo è il boiler dell'acqua calda, in questo momento l'abbiamo spento, siamo senza acqua perché non l'abbiamo caricata, d'inverno essendo stato fermo non aveva caricato l'acqua. Comunque questo è il boiler dell'acqua calda, perché questa qui ha anche lo scaldabagno per farti la doccia calda. Un altro portaoggetti con un fantastico ventilatore funzionantissimo, già 12 volt, già collegato, perché qua quando fai il letto matrimoniale ti metti questo ventilatore a pinza qua e ti manda l'aria fredda in faccia, fresca in faccia. Questo è un portaoggetti, due mobili, sempre qui c'è una padella bella in pietra, bellissima, uno scolapasta, bellino scolapiatti, bellissimo. Molto 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 capienti ragazzi, questi sono mobili molto capienti. Qui c'è una lampadina, non so se funziona, adesso la proviamo subito. Funziona, perfetto per la lettura. Questo è un sedile che prima era al posto del sedile passeggero, perché abbassandosi così come lo vedete e girandolo verso quello lì diventa un letto singolo. Quindi abbiamo un letto singolo, letto matrimoniale, letto matrimoniale. Quindi, ricapitolando, 6 posti, ma volendo anche 7. Sotto, ovviamente, a questi cuscini ci sono dei cavoni molto molto capienti. Adesso ne possiamo aprire uno e vedete quanto è grande. Ovviamente c'è sempre la canalizzazione dell'aria calda, i tubi dell'acqua, e com'è questo cavone? Ce n'è 1, 2 e 3. Che altro dire? Qui c'è l'altro blow in coda, bellissimo, perché qualora voi vogliate mettere un turbo vent o una ventilazione universale di quelle applicate agli oblow originali, se proprio non volete comprare il turbo vent della fiamma, volete prendere solamente la ventola aspira o spingi da applicare qui, l'avete direttamente sopra o al punto in cui mangiate o al punto in cui dormite. Quindi capite che questo è lo specchio che purtroppo riprende sta faccia brutta come la mia, era meglio non mettercelo. E questo
è il bagno. Accendiamo la luce del bagno. Tutti sono dotati di presa a 220 volts. Questo ovviamente è il portaoggetti del bagno, anche questo in bello legno tosto. Questo è il lavandino bloccato perché scende e va a scaricare qua dentro, ma qualora dovete andare al bagno e quindi vi serve lo spazio, lo salite, andate al bagno, lo scarico è a pedale, vedete questo pedale qua, e questo è sempre dotato di zanzariera, di oblò e molto presto anche di aspiratore, perché io l'aspiratore qua ce lo devo mettere. Ovviamente è un box doccia, anche esso tutto rivestito con questa bellissima carta, perché a me piace molto il celeste nel bagno, mi dà luminosità e mi dà senso di spazio. Tutti i mobili sono quelli con chiusura a molla, però giustamente voi direte, va bene, ma allora sto camper così grande così, perché questo camper, come vedete, abbiamo la zona notte e la zona giorno, quindi cucina, divano, diciamo questo è un soggiorno loft all'americana e volendo ci si può anche dormire, però volendo uno qui si chiude dentro, perché questa è la nostra stanza da letto col bagno in camera. Quindi abbiamo il bagno, usciamo dal bagno perché possiamo uscire nudi dal bagno quando il camper è strapieno di gente, uscire nudi, la porta è chiusa, usciamo, veniamo qua, ci cambiamo, ci mettiamo a letto o ci mettiamo il costume, ci vestiamo perché siamo pieni di armadi, e poi una volta finito usciamo e andiamo nella zona giorno a raggiungere i nostri amici. Ora, l'ultima chicca che volevo mostrarvi è questa. Questo tavolo, come vedete, sembra piccolo, ma in realtà poi è tutto rivestito in tipo radica. Poi si apre, ovviamente, questo qui esce a slitta. Questo qui esce a slitta, vedete? E quindi si allunga, non lo allungo tutto perché non mi serve, e lascia il tavolo lungo. Questo tavolo, si è spenta la luce, questo tavolo serve, si è scaricata la lampadina, va bene, niente, si è scaricata la lampadina della lucetta. Questo è il bello della diretta, non in diretta. Togliamolo, via, peso in meno. Questo tavolo, dicevo, è di qua e quel tavolo grande è di là. Infatti guardate quanto è grande questo tavolo. Però qui abbiamo un altro tavolo che ha una slitta a guida per essere incastrato qua dietro a questi sedili. Questo tavolo è il terzo tavolo di questo camper che viene utilizzato quando lo montiamo all'esterno. Sotto questi sedili potete vedere questi cassoni che sono dei gavoni grandi esattamente quanto il sedile. Il sedile si tira su attraverso questa maniglia proprio come i sedili della macchina, quindi abbiamo 1, 2 e 3 gavoni. Il terzo gavone di là è l'accesso alla tanica dell'acqua, quindi la tanica dell'acqua, quindi il coperchio grosso per la tanica dell'acqua per poter essere riempita dall'interno del camper è sotto la dinette centrale, la piccolina. Questo sedile sotto ha un altro mega gavone, vedete come li alzo? E c'è questo gavone qui, qua sotto vedi quella scatola, è un barbecue, mo è libero ma qui ci sono dei fermi, quindi non è che si alza così il gavone, bisogna sempre aprire la sicura. Mo lo rimettiamo a posto e questo è in direzione guida, questa è la cabina di guida, quindi abbiamo il sedile vista strada, perché possiamo viaggiare in 3 o in 4 o in 5 e vogliamo vedere la strada e quindi giriamo i sedili verso strada, altrimenti sono si capovolgono, insomma, quindi lo schienale viene qui e fa fronte retro perché vediamo praticamente verso il retro del camper e diamo le spalle a chi guida. I sedili della cabina non sono originali, ma sono di una non so che cosa, forse una Ford Focus, una Ford Fiesta, non lo so, sono di una Ford, quindi sono di autovettura,
o di un Ford Transit nuovo, non lo so, comunque mi ha detto sono della Ford e io quello che mi ha detto e quello vi dico, sono molto belli nuovi, proprio nuovi, col poggio destra bello imbottito, comodi, regolabili in altezza e fanno la loro porca figura. Il cruscotto è il classico del Ducato, ora vi accendo la luce per quello che è il cruscotto, è il classico del Ducato. Ha il tetto viola perché è stato verniciato di viola, non so per quale strano e arcano motivo. Questa è pelle viola, quella è la gomma piuma classica del Ducato che fa pure i laterali, è stata verniciata viola, come viola anche la pelle dei pannelli. Quindi essendo un po' tutto viola io non intendo cambiarlo, per ora lo lascio così. I tessuti delle poltrone qua potrebbero sembrare adesso fuori luogo arancioni, ma considerando che le coperture a finta mattonella sono su colori caldi, che il legno è su colore arancio, quindi è un legno medio, chiaro medio venato, quindi siamo sempre sugli aranci, che il parquet a terra, attenzione, vero parquet, non finto parquet, questo è un parquet laminato vero, l'hanno messo vero, quindi io ne godrò, perché questo è un parquet vero a tutti gli effetti, non quello di cartone pressato, e quindi l'arancione ci sta. Quello che non ci sta molto è il blu dei sedili là sotto, però per il momento, perché come vedete qui addirittura ho trovato dei ritagli di tessuto che gli è avanzato quando hanno fatto l'arancione, altrimenti questo è il blu originale. Quanto può essere lungo il camper se io da sotto mi metto a camminare verso avanti, mi faccio una passeggiatina fino ad arrivare qua, ce n'è spazio. E questo, ragazzi, questo è il camper come è messo all'interno. Facciamo corna, non ha nulla di rotto strutturalmente, quindi di struttura sua, sia di legname che di impianto elettrico, che di impianto idraulico, che di impianto di gas e quant'altro, non ha nulla di rotto. Ah, me l'ho dimenticato, la batteria di servizi è qua sotto. Ora non ve la faccio vedere perché dovrei aprire quella botola e non ne ho voglia, anche perché col buio non vedreste niente. Però è una GM da 100 A di quelle sigillate. Ora io non so precisamente qual è l'anno di costruzione o comunque di installazione della GM, però per ora c'è, e se non dà segni di cedimento, poi questo lo vedremo solo con l'utilizzo continuo, no, dell'impianto elettrico, però per ora mi sembra che sta mantenendo, segna 14 volt, nonostante stiamo parlando, e comunque ci sono 1, 2, 3, 4 plafoniere accese. Sì, è vero, tipo dite da 10 minuti, però vediamo poi se questa GM mantiene, se c'ha bisogno di una seconda batteria GM. Nel frattempo stanno arrivando questi accessori che ho già ordinato e sono addirittura d'arrivo da, ovviamente, da Amazon, e ho preso serratura esterna fiamma, quella bianca, quella che si mette alla porta, la classica antifurto. Poi un pannello policristallino da 160 watt, i cavi da fotovoltaico e un regolatore di carica da 20 A. Non mi ricordo poco ordinato. Ho ordinato un forse quello, magari poi controllando bene l'interno forse lo manderò indietro, per ora l'ho ordinato, tanto con i resi di Amazon non ci sono problemi. Ho ordinato un inverter onda pura da 1000 watt con picco 2000 watt, ma io non ho grosse pretese di corrente con l'inverter, quindi va benissimo un inverter da 1000 watt. Poi ho ordinato qualche altra cosa, non ricordo. Ovviamente sto cercando una retrocamera, però sto cercando di guardarmi un po' intorno per non sbagliare l'acquisto, perché la retrocamera si deve vedere bene, deve poter vedere bene
di notte, all'oscuro, diciamo, anche se poi facendo la retromarcia è cosa buona e giusta avere un interruttore che accenda due bei fari che facciano luce nella parte posteriore, e anche questa avevo su brontolo, anche perché questi due fari, io non lo dovrei dire, però avete mai presente quelli quando voi viaggiate che fanno finta che si dimenticano l'abbaglianti e non li tolgono mai e voi vi dovete accecare? Accendete quattro fari belli sparati nella faccia loro e si ricorderanno all'istante quanto sono stronzi. Comunque, aperta e chiusa parentesi, devo vedere bene questa videocamera quale mettere per non buttare soldi, quindi deve avere una bella apertura ampia per poter vedere almeno a 170 gradi, per poter vedere bene e per non perdere il segnale. La vorrei wireless, però non vorrei perdere il segnale. Voi dite mettetela a filo, però se c'è la possibilità di averla wireless è la comodità, mo vediamo un po'. Beh, ragazzi, questo è come inizia la mia personalizzazione di questo camper. Tra l'altro l'ho controllato per tutti gli angoli, a meno che non mi sia rincoglionito, perché ci sono già passato, quindi bene o male so riconoscerle. Non ha il minimo di infiltrazione, non ha un minimo di infiltrazione, non ha una micromacchia né sul tetto né sui laterali né la copertura qui, vedete, questa qui praticamente né si è mai rigonfiata da qualche parte, né ha un punto di cedimento nell'alluminio esterno, è tutto perfettamente solido. Qui è tutto legno bello pieno, i materiali di una volta erano materiali seri, ragazzi, il materiale c'era, si vedeva, si sentiva, pesava. Mobilvetta, poi voglio dire, è una marca buona. Martedì in carrozzeria, poi step by step, ma qua che c'è dentro sta busta? Aspetta, io non so cosa c'è qua dentro. Qua dentro ci stanno i riflettenti, diciamo gli isolatori, vedete, le coperture per i vetri anteriori per la cabina, blu e argento, quindi per riflettere via il caldo del sole quando lo posizioniamo al mare. Io, come tanti fanno, penso che sia la cosa migliore da fare qualora avete un turbo vent, e il mio consiglio è, chi non c'è il climatizzatore, di comprare almeno il turbo vent. Voi dite sì, ma costa 200 euro, ma sono benedetti. Il turbo vent io lo prenderei, che aspira l'aria calda dal camper e la butta fuori creando depressione, poi magari con una ventola o un piccolo apertura negli oblò fate il ricircolo continuo d'aria. Quando andate al mare e c'è il pannello attaccato, attaccate il turbo vent e mandate la manetta e fatelo funzionare sempre. Quello fa sì che la cellula non venga mai portata a bollitura, praticamente quando voi entrate dopo che il camper è stato mezza giornata sulla spiaggia, dentro ci saranno 50-55 gradi, voglio dire, è invivibile e non la fredderete mai più quella cellula. Non è che dopo 12 andare alla sera si fredda, no, rimarrà sempre calda. Quindi invece voi lasciate la temperatura, che l'aria calda viene sempre buttata fuori dal turbovent, perché il turbovent riesce a fare un ricircolo completo d'aria all'interno del camper di svariate volte al minuto, perché non mi ricordo quanti metri cubi fa al minuto, ma vi posso garantire che io ce l'avevo nei locali, quindi la stessa cosa succede nei camper. Se non permettete alla temperatura di alzarsi oltremodo durante le ore calde, starete meglio anche durante le ore fresche, perché non manderete mai troppo in su il livello della temperatura. Il turbo vent ci vuole, ragazzi, non mi dite che potete farne a meno, perché se no siete lucertole, perché ragazzi, non lo so, non so dove abitate. Noi qui in Calabria d'estate, se lasci due ore il camper al sole, ma pure che lo metti sotto un albero, muori, cioè puoi buttare la pasta dentro al camper, se cuoce senza acqua,
perché in Calabria d'estate se muore di caldo, d'inverno se muore di freddo, ma d'estate se muore di caldo, c'è, non c'è mai una via di mezzo. Alle Canarie c'è la via di mezzo, andiamo tutti alle Canarie, là ci sono 25 gradi sempre. Va bene ragazzi, nel frattempo i volts sono diventati 13, quindi ci siamo consumati una virgola della GM. Questo mi fa pensare che la batteria non sia nel pieno della sua efficienza, ma non poteva essere altrimenti, perché sicuramente chi l'ha avuta, chi ha avuto questo camper l'ultimo anno, ha trovato i lavori fatti, li ha elencati nella vendita, ma non ha fatto niente di quello che ha elencato, l'ha trovati fatti dall'anno prima, e quindi noi comunque stiamo utilizzando migliorie o lavori effettuati 2-3 anni fa sono state fatte, quindi una batteria di 2-3 anni fa non ti dico che è da cambiare, ma sicuramente ci avviciniamo a un'altra batteria, ci mettiamo un parallelatore, altrimenti si succhia tutta la carica lei, e quindi vai con Dios. Ragazzi, per ora vi lascio, sono le 7:40, io tra 20 minuti ci ho prenotato un tavolo in pizzeria, vado a mangiare una bella pizzetta. Ma sì, venite con me, va. Salsa rosa, patatine. Vedete? Non me ne prendo. Si vedono? Bianca, salame piccante, olive e gorgonzola. Gorgonzola c'è poco, cioè, quella è marinara con gorgonzola, metà gorgonzola e metà marinara normale. Ci manca il piccante. Ci manca il piccante. Vabbè, io ho un po' di mal di stomaco, forse. E mi piace. Buon appetito. Capisco quando faccio i miei parcheggi selvaggi sulla spiaggia in vista mare, ma anche al ristorante fare pipì vista mare, wow, il cesso sulla spiaggia è un cesso wild.